bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio parlare con voi e voglio farvi vedere delle cose, ovviamente dei leaks, delle robe che sono venute fuori per quello che riguarda i nostri giorni futuri di Fortnite. Intanto mi prendo gli applausi da solo perché ragazzi, questa mattina in live ho sbloccato la fase 5 di Alla Deriva, ragazzi. Quindi completamente terminate tutte e 5 gli step, tutti e 5 gli step, ed è veramente bellissimo con tutti i fulmini che gli passano. Meraviglioso! Vi invito a passare in live se lo volete vedere completo. Ma oggi ragazzi invece parliamo, prima di farvi vedere le immagini, di un argomento che sta sulla bocca di tutti ragazzi e che ovviamente anche nelle mie chat comincio a sentire abbastanza intensamente da parte dei ragazzi. Non è un po' troppo OP il P90 e non sono un po' troppo OP tutte queste nuove mitragliette ragazzi, come ad esempio la mitraglietta normale inserita settimana scorsa? Cioè, prima erano P, fucili a pompa, e adesso ragazzi le mitragliette sono troppo forti. Basta un colpo di pompa e mezzo secondo di hit con la mitraglia o addirittura con il P90 per fare i grandi disastri. Allora ragazzi, abbiamo finalmente una notizia: bilanceranno le SMG, ragazzi, le bilanceranno, e abbiamo anche dei dati che ci vengono detti in modo da potervi rendere partecipi anche voi e capire un pochettino come sarà questo nerf dal prossimo aggiornamento, che dovrebbe essere quello di martedì prossimo. Bonus di precisione per l'SMG e l'SMG compatta ridotte dal 35% al 15%. Quindi praticamente prendi in mano un SMG come se c'hai in mano un idrante dei pompieri, e come se c'hai in mano, però va bene, loro l'hanno bilanciato. Danni da SMG ridotti da, e qua vi dico sempre le varie classi: comune, rara, epica e leggendaria, 19, 2, sarà 19. Non si capisce, mo. 19, 21, 21, 22. No, è sbagliate. Da 19, 22, 21 e 22 a 17, 18 e 19, ragazzi. Tasso di fuoco dell'SMG ridotto da 13 a 12. Danno della SMG compatta ridotta da 23 a 24, a 21 e 22. L'SMG, l'SMG compatto e l'SMG silenziata verranno nerfate anche sui danni, sia al corpo che in headshot. La gamma l'hanno ridotta. Questa è la gamma, e non so di che cosa voglia, che cosa si parli. 2004, 3005 e 5000 a 2000, 3000 e 4000, e la percentuale è stata ridotta da 180 e 65% a 100, quindi invariato, 70 e 40. Hanno anche ridotto la possibilità di trovare le SMG negli airdrop. Quindi ragazzi, grandi, grandi nerf per quello che riguarda le nostre mitragliette, che visto che si sono lamentati in tantissimo, adesso verranno ricompensati. Ma ragazzi, come avete visto nel video di questa mattina, c'è stata un'immagine un po' bruttina di una delle nuove skin, delle sei nuove skin che arriveranno per quello che riguarda la prossima settimana di Fortnite. Dovrebbero arrivare forse da giovedì, però non lo so ragazzi. Beh, guardate un po' che cosa vi ha pescacciato prepotentemente il vostro Xyuderone. Allora, datemi un sec, devo aprire. Me la sogno persa, non ci posso credere. Me la sogno persa proprio così, dove l'ho messa? Ma porca, datemi un secondo che adesso le ritrovo. No, le avevo trovate prima. Non le troverò mai più. Un momenti, vediamo se le, aspetta, vediamo se le, porca,
Porca po', ma perché devo perdere le cose per strada? Eccole qua, eccole qua. Forse le ho trovate sul Gulu. Sì, le ho recuperate. Datemi un sec. Datemi solo un sec, raga, che qua bisogna un attimo ricaricarle, perché abbiamo, ragazzi, dei modelli 3D che possiamo guardarci in tutta comodità, con un'interazione veramente incredibile, raga, per tutte le nuove skin e i due nuovi deltaplani, ragazzi, che sono veramente, veramente fighissimi. Datemi ancora un secondo che ve li faccio vedere. Eccoci qua, abbiamo terminato. Sì, ci siamo. Pronti? Beccatevi che grande figata, raga. Perché me la fa vedere così? Ah, ok, perché la posso... Sbronk. Un momento, vediamo se ve la fa vedere. Prot! Guardatela qua, raga. Allora, questa è la prima, che è veramente strabella. L'avevamo già vista la tizza, raga. Noi possiamo tranquillamente, andando qua, guardarla in 3D, raga. Una figata incredibile. Guardate, mi ha fatto il culo normale. Molto bene, molto bene. Magliettina con il serpentone, raga. GG per la magliettina serpentone. E non riusciamo a vederne molto bene la testa. Vediamo se la vediamo. No, non riusciamo a vederne molto bene la testa, siamo costretti a guardarla così. Capigliatura, come già vi avevo anticipato, abbastanza ambigua, però ci sta, perché no? Proseguiamo con la sua controparte, ragazzi, il tizio che anche lui reca il la felpina con il simbolo del cobra, raga. Potrebbe essere qualcosa, ragazzi. Questo simbolo del cobra, a me non sembrano dei cattivi questi, raga, potrebbero tranquillamente essere dei buoni, raga, non lo sappiamo. Come vedete, molto figo anche lui, giubbotto in pelle arancione, jeans, guantini, wow! Ci sta, ci sta, ci sta, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo il sub, un altro, ragazzi, delle probabilmente forze speciali, il subbone, ragazzi, guardatelo qua, carino, molto carino, niente da dire, come skin assolutamente interessante, figo, figo, ci sta veramente, ci sta veramente. A qualcosa sul lato, sul braccio, raga, che figata vedere questi modelli 3D così, raga, veramente, veramente strabelli. Eccolo qua, non mi piace particolarmente, però GG. La sua controparte femminile, raga, la tizia sub, l'andiamo a vedere anche lei, ragazzi. Saliamo leggermente, no, qua siamo a posto, possiamo guardarcela così, niente di strano per quello che riguarda la sua skin, giallo nero, la classica muta da sub, non ci dispiace, ovviamente maschera davanti per respirare, nient'altro da notare. Proseguiamo con questa, mi piace troppo, raga, questa mi piace troppo, il tizio Scramble, ragazzi, il tizio con tratto di infradito prepotente, un rescue, ragazzi, un lifeguard, guardatelo con la merdina sul naso, guardalo qua, fai vedere la merdina sul naso, ma dai, ma sei veramente inguardabile, sei denti di squalo davanti, raga. Prot, che figo che è questo, mi piace un botto. Attenzione, c'ha l'orologio quello da sub, GG zio, che segna le 12. Dall'altra parte c'è una roba che non si capisce, che forse non riconosce se c'è il braccio destro o il braccio sinistro, quindi ha deciso di portare due orologi, fischietto tattico, ci sta, il tipo sarà leggendario sicuro, raga, sicuro. Aia, un'altra skin leggendaria probabile, ragazzi, l'archetipo, ragazzi, guardate che figo, un po' strano, ragazzi, che senso ha l'archetipo secondo voi? Non riesco a capirne il senso, raga, non ne riesco davvero a capire il senso. Boh, strano, non capisco, sì, questa la shoppo pure io, raga, quella di prima la shoppo pure io, non so, ragazzi, non so, figo, figo perché è particolare, però chi lo sa che cosa c'entra. E proseguiamo, ragazzi, con un backpack dei sub, ragazzi, il backpack con lo squalone dietro, molto easy, una classica bombola da di ossigeno, questo è quello per il tipo, questo invece è quello per la tipa, ragazzi, che non si capisce bene perché abbia degli sticker attaccati col balenottero e il granchio della Season 4. GG, ci sta. Arriviamo, ragazzi, a un altro backpack. Questo, boh, penso che sia o della tipa o del tipo. Non lo so, mazza da baseball chiodata con zaino. Non sappiamo in realtà bene che cosa c'entra.
boh. Il glitter, ragazzi, questo è il glitter dell'archetipo, ovviamente lo riconosciamo dai colori, è ovviamente il suo, con le doppie pale sui lati verdi, e per chiudere un deltaplano che mi scioperò assolutamente, raga, lo squalo con il laser montato sopra la testa, raga. Questo è il secondo deltaplano leggendario, ragazzi, sarà leggendario e mi sa che me lo prendo con grande prepotenza. Che figo, che figo, guardalo qua, lo squalone con il laser montato sopra la testa, raga, è ovviamente un omaggio, come già vi ho detto, raga, a Austin Power Gold Member, sono veramente uguali gli squali, ci sta veramente un botto. Beh, ragazzi, io e il mio squalone, spero vi siate divertiti tanto. No, è un glitter, c'ha le manopole sotto per essere acchiappato. Pensavano fosse uno zaino. Io e il mio squalone, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi in tanti al canale. Oggi speriamo di avere i 70.000 e domani sarà il mio compleanno, quindi festa grande in live. Dai, che vi aspetto. Noi ci vediamo presto. Ciao!